È stato presentato questa mattina il ricco programma di eventi per l'estate di Sellia Marina, frutto dello sforzo organizzativo profuso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e le diverse associazioni del territorio. Un mix accattivante di iniziative e serate in grado di coniugare musica, cultura e sport. Anche quest'anno, a parer mio, siamo riusciti a comporre una manifestazione di eventi estivi, un calendario ricco, come lei diceva, ricco e variegato, perché appunto ci sono delle attività a carattere culturale, delle attività previste, delle manifestazioni previste a carattere sportivo e anche con delle manifestazioni culturali, quali il premio Ionio da Mare e altre manifestazioni che va a valorizzare quelle che sono le tradizioni locali, sia come canto la tarantella, sia come sagra dei prodotti tipici locali. È un'organizzazione di avvenimenti frutto di una sintesi con l'associazionismo locale e in particolare con la collaborazione della Pro Loco. E anche quest'anno, dicevo, su Sellia Marina siamo riusciti a portare alcuni artisti di fama regionale e anche nazionale. Mi riferisco a Tonio Esposito, a Ciccio Nucera, che faranno uno straordinario concerto, così come poi il premio Ionio da Mare prevede la partecipazione sia di Enzo Colacino, un noto artista calabrese, sia a Simona Barletta, che ha avuto il premio Mia Martine 2014, così come anche un nostro concittadino che incomincia a farsi spazio come Cardamone, che oltre ad aver partecipato anche al concerto del 1º maggio a Roma, è stato anche in diverse trasmissioni televisive a carattere nazionale. Quindi il tutto, il premio Ionio da Mare, verrà condotto magistralmente dall'ormai nota conduttrice che è Emanuela Marchio. Quindi abbiamo voluto offrire gratuitamente, ripeto, ci tengo a sottolineare, perché a tutto il comprensorio di Sellia Marina e non solo a Sellia Marina, un calendario di eventi che può dare lustro e può essere motivo di attrazione per l'intera costa ionica catanzarese. L'obiettivo anche per quest'anno è quello di potenziare l'attrattività turistica di Sellia Marina e di promuovere la bellezza del territorio. Le iniziative turistiche proposte dal nostro comune sicuramente mirano ad attrarre e a portare una presenza turistica abbastanza importante. L'anno scorso ci sono state nei 60 giorni circa 158.000 presenze, quindi quest'anno ci auguriamo che ce ne siano molte di più, se ne prevedono intorno ai 160.000 sempre nei 3 mesi, nei 60 giorni quindi, ci auguriamo quindi che sia una bella estate e ci sia una bella presenza.